polentina al sugo di vitello, 200 g di polpa di pomodoro, 200 g di polpa di vitello intera, 20 g di pinoli, 30 g di funghi secchi bagnati, una cipolla, olio, 30 g di burro, sale e pepe e poi 100 g di polenta istantanea, rosmarino, prezzemolo, aglio e un po' di farina. Prepariamo il sugo di vitello, come lo prepariamo in Liguria, con una polentina. Innanzitutto dobbiamo preparare un bel soffritto a base di funghi secchi tritati, aglio e prezzemolo. Facciamo un bel trito con tutti e tre gli ingredienti, poi lo mettiamo a rosolare in olio ben caldo all'interno di un pentolino. Quando il soffritto incomincia a scaldarsi, tagliamo a fettine una bella cipolla rossa e la mettiamo all'interno. A questo punto prendiamo il pezzo di carne, lo infariniamo leggermente e lo inseriamo in cottura insieme al soffritto. Saliamo, aggiungiamo qualche pinolo e poi copriamo, dopo aver girato il vitello, con della polpa di pomodoro fresco. A questo punto possiamo chiudere con il coperchio e lasciar stufare per qualche minuto. Nel frattempo prepariamo la polentina. All'interno di un pentolino mettiamo 2 dita di acqua, un pochettino di sale grosso e una noce di burro. Mettiamo il tutto sul fuoco, appena bolle, versiamo a pioggia la farina di polenta istantanea. E con l'aiuto di una frusta otteniamo la consistenza desiderata, dopodiché togliamo dal fuoco. Adesso possiamo controllare il nostro sughetto. All'interno naturalmente il sugo avrà incominciato ad insaporirsi, la carne sarà pronta e cotta, non facciamo altro che togliere il pezzo di carne, ne tagliamo qualche fetta e poi sul fondo di un piatto mettiamo la polenta. Sopra adagiamo 2 fette di carne di vitello ed infine andiamo ad irrorare, a condire con il sugo dato proprio dalla cottura della carne di vitello. Un pochettino di rosmarino per guarnire e il gioco è fatto.